Ciao a tutti ragazzi, io sono Robin, sono un fotografo freelance e vi do il benvenuto nel mio canale. Se sei nuovo di qui devi sapere che su questo canale parliamo di fotografia, cerchiamo di farlo in modo naturale, un po' spontaneo come ci viene, ma soprattutto senza romperci troppo i co. Oggi è un video particolare, oggi voglio portarti con me in un esperimento. Voglio fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai fatto, legato anche all'intelligenza artificiale. Questo non sarà un video in cui si parla di intelligenza artificiale perché non ho voglia, in realtà ho dei miei preconcetti, delle mie idee, che non è questo il giorno in cui te li espongo. Voglio però utilizzare l'intelligenza artificiale a mio favore, creando appunto qualcosa di un pochettino nuovo. Nuovo tra virgolette, perché ovviamente io per fare questo tipo di lavoro ho preso ispirazione da qualcun altro. Purtroppo non posso metterti la reference perché come ogni volta non mi ricordo dove l'ho vista. Io molto spesso trovo reference da libri, social network, siti web, qualsiasi cosa. Lo metto da qualche parte nella mia mente e tot mesi dopo cerco appunto di farlo mio o di riproporlo, dimenticandomi completamente della reference originale. Non avendo la reference cerco quindi di spiegarti quello che voglio andare a realizzare oggi. Poi comunque vi porto con me, sarete con me sia durante lo shooting che nella parte di editing appunto. L'effetto che voglio creare con appunto l'intelligenza artificiale, in questo caso userò Photoshop, essenzialmente sta nel fare un ritratto abbastanza vicino al soggetto con comunque un grand'angolo, avere quindi qualche scatto del soggetto fatto abbastanza da vicino per poi spostarti appunto su Photoshop e con il generative fill andare sempre di più a ingrandire i margini della fotografia, ovviamente salvando ogni volta ogni frame come se effettivamente fosse un video, così da avere la foto originale di partenza, quindi un ritratto abbastanza stretto del soggetto, e avendo tanti scatti poi in mezzo sempre più larghi tra virgolette. E l'effetto che in teoria dovrebbe crearsi è come se noi ci allontanassimo dal soggetto ma con una prospettiva davvero figa. Magari ve l'ho già fatto vedere se poi effettivamente sono riuscito a fare questa cosa, ma l'effetto visivo è come se noi ci allontanassimo ma la lente diventasse sempre di più un grand'angolo e tutto quello che è attorno a noi comincia a diventare strano, surreale, perché ovviamente l'intelligenza artificiale prende come riferimento una porzione di foto che ha già ricreato l'intelligenza artificiale, quindi penso che inizi un po' a vacillare e non c'è più un punto di partenza vero e proprio come può essere il ritratto appunto iniziale. Te lo sto dicendo così, è come io l'ho pensata vedendo appunto la reference che mi ricordo. Magari in realtà non si fa così, io suppongo che in questo modo si possa arrivare a quel tipo di risultato, quindi ci provo. Io direi che ti faccio magari vedere che cosa intendo e poi ti porto con me in fase di scatto per farti vedere come ho realizzato lo scatto originale e poi si può passare appunto ad una parte al computer di editing per farti vedere che cosa ho effettivamente fatto con Photoshop e l'intelligenza artificiale. Ok raga, magari c'è un po' di vento, siamo arrivati alla location, ora ve la mostro un attimino. È la prima volta anch'io che realizzo questo effetto, tra l'altro poi l'effetto effettivamente è da realizzare quando sarò davanti al PC, quindi devo cercare di fare lo scatto nel miglior modo possibile per far sì che poi davanti al PC io possa effettivamente sforzarmi il meno possibile. Quindi l'idea ce l'ho, in realtà anche molto semplice, i ritratti che devo fare sono abbastanza semplici, quindi ora vediamo. Purtroppo siamo in un orario un po' di merda per fare dei ritratti di questo tipo, la luce è abbastanza alta, ho un pannello riflettente che cerco di utilizzare, vediamo se riesco perché sono da solo, devo tenere il pannello e scattare, X106 perché tanto mi basta il 23-35 equivalente e facciamo qualche prova. Quindi la location è questa. Ok raga, mi spiace se sentite un po' di vento, ma dobbiamo un attimino infiltrarci in questo campo. Vai, prova ad entrarti un attimo. Dove vuoi in realtà, basta che lo sfondo hai un pochettino di... Ma che bel effetto che fa il prato. Vediamo se riesco magari a... Ne scatto un paio, magari in movimento. Rimani più dritta, ancora un po' di più. Però a farcela magari anche orizzontale, questo è carino.
Ok raga, siamo su Photoshop, ci troviamo con l'immagine originale, quindi la foto che ho scattato. Come vedete ci sono già alcuni livelli. I livelli che ho messo qui sono appunto perché ho cambiato lo sfondo, ho deciso di togliere lo sfondo in questa fotografia, e l'altro livello è solo perché aveva una testa troppo strana. L'intelligenza artificiale ha creato un po' una cosa strana in testa, quindi l'ho modificata. Essenzialmente quello che dobbiamo andare a fare è usare lo strumento per il crop. In questo caso io ho già usato il formato per i reel di Instagram, infatti userò questo formato appunto. Quello che dobbiamo fare è allargare l'immagine oltre ovviamente l'immagine stessa, e se hai una versione aggiornata di Photoshop già ti chiederà se vuoi appunto generare con l'intelligenza artificiale lo sfondo. Se hai una versione vecchia, tranquillo, puoi farlo comunque, dovrei solo selezionare la porzione in più della fotografia che hai appena creato e andare appunto sul generative fill e farlo direttamente da lì. In questo caso noi non scriviamo nulla, andiamo a generare appunto lo sfondo, e Photoshop ci propone tre risultati, come magari già sapete se utilizzate questa funzione. Possiamo andare a selezionare quella che più ci piace, ed essenzialmente l'effetto è questo, e dobbiamo continuare a rifare questa cosa. Un consiglio che posso darti è quello di fare attenzione alla dimensione dell'immagine, perché se continuiamo a fare ad utilizzare questa tecnica, quindi ad allargare l'immagine, essenzialmente Photoshop allargerà davvero l'immagine e quindi vi troverete con un file enorme che peserà anche di più. Quindi vi conviene andare su immagine, dimensione immagine, e appunto ritornare a una dimensione normale. Si può partire anche dalla dimensione dell'immagine di partenza, modificarla e appunto procedere ancora con l'effetto di generative fill. Te ne faccio un altro per farti vedere ancora. Quindi dall'immagine che abbiamo già ricreato andiamo ancora ad allargare ulteriormente lo sfondo, e se abbiamo noi esportato poi tutti i vari frame in mezzo, come vedete ci troveremo ad avere tanti frame sempre più lontani dal soggetto. Ricordati solo appunto di ridimensionare l'immagine per non avere file troppo grandi. Questa ripresa è incredibile, solo per dirvi che tutte le foto che avete visto ovviamente sono state editate con i miei preset che potete trovare qui in descrizione. Sempre questa ripresa incredibile per dirvi che ovviamente avete visto l'Alicia, perché vuole che dico il suo nome, quindi... Guarda, posso fare quegli effetti tipo... Ma che cazzo è? Ok ragazzi, siamo arrivati a fine video. Voi avete già visto il risultato, io no, quindi questo video sarà o il mostrarvi come effettivamente si può ricreare questo effetto, oppure il mio grande fallimento, sarà uno dei due, vediamo. Voi a questo punto lo sapete già, io ancora no, incrocio le dita. Secondo i miei super calcoli questo effetto dovrebbe funzionare per i ritratti che ho fatto. Se non dovesse funzionare non ho davvero idea effettivamente di come realizzare questo tipo di effetto, ma sono fiducioso. Quindi nulla, io ti ringrazio per essere arrivato fino a questo punto del video. Magari lasciami un commento dicendomi cosa pensi di questo tipo di effetto. Potremmo anche creare un attimino una discussione riguardo l'intelligenza artificiale qui sotto nei commenti, perché è effettivamente un tasto dolente di questi tempi. Io penso che utilizzarla per degli scopi come questi, quindi per essere più creativo, possa essere solamente un valore aggiunto. Ti chiedo magari di iscriverti al canale, di lasciare un mi piace e di attivare la campanella se questo video ti è piaciuto, se ti piacciono anche gli altri video, se vuoi supportarmi in questa mia avventura qui su YouTube. Se vuoi ti invito anche a seguirmi su Instagram, se vuoi seguire appunto anche tutte le mie vicissitudini della vita personali, professionali e tutto quello che posto poi su Instagram. Io ti ringrazio quindi di nuovo per essere arrivato a questo punto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 14 qui sul canale, e aspetta magari la chiusura di questo video, che qui sotto ti appariranno altre due caselle con altri due video che ho realizzato che YouTube pensa che possano piacerti, e lo penso anche io. A mercoledì, ciao!